Ciao a tutti, ragazzi, eccomi qua. Sono MegaTicker e, come vedete, qua davanti a me ho dei Joycon. Per la Nintendo Switch. In passato ho recensito altri prodotti simili, ma credo di aver veramente trovato il Joy-Con alternativo e definitivo per la nostra amata console portatile. Questo prodotto potete trovarlo in internet. Vi lascerò ovviamente giù in descrizione i link per andarli eventualmente ad acquistare. Ma ora andiamo subito ad aprirlo in modo da vederlo da vicino e da spiegarvi un po' in cosa consiste. La scatola è questa i due Joy-Con. Eccoli qua, sono qua dentro. Nella parte posteriore della scatola abbiamo un cane che ci consente l'utilizzo anche in modalità controller in modalità wireless. Ebbene sì, perché tutti i Joy-Con alternativi che ho provato di questa specie erano Joy-Con che andavano utilizzati solamente attaccati alla Switch e quindi non erano in possesso delle funzionalità wireless. Schiacciando il tastino, mi sono già spoilerato uno degli aspetti che più mi piacciono di questo controller. Lo sapete, io sono Tamaro dentro, le lucine mi piacciono, e come vedete, questi controller, questi Joy-Con, hanno la possibilità di avere una luce LED personalizzata intorno agli stick analogici. Nella confezione, poi troviamo un cavo di ricarica. Il connettore è Type C. Avrei sinceramente gradito averne due o comunque uno. Perché, come vedete, le prese USB sono due. Una per parte, una per Joy-Con. All'interno della scatola, poi abbiamo un libricino di istruzioni, è un libricino molto molto completo e per fortuna oltretutto ci sono le istruzioni in italiano. Tornando un attimo alla confezione, voglio farvi vedere quelle che sono appunto le caratteristiche, modalità wireless, doppia vibrazione, anche questa è una cosa che spesso in questo tipo di prodotti non si trova. Importantissimo anche il Six Axis molti demordono da comprare Joy-Con alternativi proprio perché non hanno la possibilità di sfruttare il giroscopio nei giochi che lo prevedono. Ovviamente, manco a dirlo, in fondo è segnata la possibilità di giocare con i nostri Joy-Con montati direttamente su console. Prendiamo quindi la nostra bella Switch senza i Joy-Con attaccati e come vedete, i due anelli prendono subito una colorazione. Che, come vi dicevo, è personalizzabile. Ci sono veramente tantissimi effetti. Che possono essere comodamente cambiati tenendo premuto il tasto T e andando poi successivamente a premere il nostro analogico. Ogni pressione come vedete attribuisce una colorazione diversa tenendo poi sempre premuto il tasto T qui dietro e andando a premere due volte velocemente il nostro analogico come vedete si possono decidere vari effetti luminosi. In questo caso è un'alternanza di colori a pulsazione possiamo ovviamente Andare a cambiare, mettere questa modalità multicolor oppure possiamo anche andare a spegnere il nostro anello luminoso. Un Tap, ritorno alla luce, vado avanti, scelgo un altro colore e sempre tenendo premuto il tasto T posso andare a decidere l'intensità della vibrazione del nostro Joy-Con. Mi sembra che ci siano 4 o 5 livelli. Ad ogni spinta, comunque avremo un feedback direttamente percepibile sulla mano. C'è anche un'altra funzione, un'altra combinazione di tasti che permette di andare a decidere l'intensità luminosa di queste luci. E direi che, per quanto riguarda questi simpatici anelli luminosi, per adesso ho detto tutto. Una volta fatto l'accoppiamento fisico dei nostri Joy-Con alla Switch, possiamo anche andarli a rimuovere nella stessa identica maniera degli originali ossia abbiamo un tastino qua dietro lo andiamo a premere e slittiamo verso l'alto il nostro controller andiamo un attimo a posizionare la nostra switch per farvi vedere in azione il sensore di movimento perfetto ragazzi siamo all'interno del gioco guardate con che precisione tra l'altro il movimento del joy con comanda il gioco questa funzione è calibrabile ci c'è un descritta bene in descrizione quindi qualora vi arrivi il Joy-Con e non trovaste una gran precisione del movimento potrete andare a ricalibrare i vostri controller. Un'altra particolarità di questi controller, come vedete, è la presenza di un tasto programmabile nel retro stesso del controller. Ce n'è uno a destra e uno a sinistra. La mappatura viene nella maniera più semplice e intuitiva possibile. Abbiamo un tasto M questa volta da premere. Teniamo premuto il tasto M, andiamo ad esempio, a schiacciare il tasto del salto. Successivamente, come vedete, schiacciamo il tasto sotto ed ecco qui che abbiamo associato la nostra funzione alla parte destra del controller. C'è poi l'azionamento del turbo. Io voglio fare in modo che un tasto schiacciato mi produca input costante. Vado quindi a premere il mio tasto T, lo tengo premuto, schiaccio il mio tasto che voglio rendere automatico. Ecco lì che in questo momento, come vedete, tenendolo premuto il personaggio continuerà a saltare. C'è poi una curiosa funzione che si attiva in maniera sequenziale, cioè se lo fate dopo questo, tenete premuto T, schiacciate una volta il tasto ed ecco lì che senza fare nulla avrete un input automatico. Non so sinceramente in game a cosa possa servire Sappiate comunque che c'è, non è un difetto del controller. Per andare a disabilitare il tutto, teniamo nuovamente premuto il tasto T e diamo una premuta al tasto del salto. Ecco qui che abbiamo disabilitato il nostro salto automatico. Ovviamente questa funzione può essere attribuita a tutti gli altri tasti presenti in questa semi metà. Vedete, io adesso ho attribuito l'automatico al trigger, mentre invece quello che non si può fare è attribuire un una funzione del joy con di destra al sinistro al tasto di sinistra e viceversa qualsiasi di questi tasti non può essere attribuita alla parte destra questi ragazzi sono le principali funzioni funzionalità di questo controller come vedete potete utilizzarlo proprio come un vero controller in mano col suo cane anche molto gradevole secondo me dal punto di vista estetico la vibrazione è bella potente mi è piaciuta così come mi piace l'ergonomia del controller. Ergonomia ha compreso l'accessibilità ai tasti sotto, come vedete il dito si posiziona in maniera naturale al di sopra del tasto, quello che avrei un po' migliorato forse è il grip della plastica. Abbiamo una trama, una texture comunque che un po' aiuta, ma essendo abbastanza liscia la mano, soprattutto a plastica fredda, tende a far scivolare il controller. Mi piace l'azionamento del bumper, mi piace anche il feedback tattile del trigger. Abbiamo poi tutte le altre funzionalità, tastino più, meno e gli altri due tasti sotto, diciamo nella stessa posizione degli originali. Per quanto riguarda la croce direzionale, si presta anche a fare delle mezze lune, quindi ok per i picchi a duro. Quasi dimenticavo, ragazzi, qua abbiamo la dock di ricarica della Switch, una cosa importante da dire che possiamo andare a utilizzarla anche anche con i nostri Joy-Con montati. Quindi nessun impedimento fisico all'inserimento nella doc, e questo sicuramente è una cosa gradita. E direi che vi ho elencato tutte le funzionalità e le caratteristiche di questo controller. Prima di passare un attimo alle conclusioni, volevo un attimo parlare del grip, degli analogici e anche la risposta, risposta che mi piace molto: molto precisa, lineare. Una resistenza non troppo rigida e non troppo molla, quindi perfetta a me sono piaciuti i grip potevano essere migliorabili la plastica non è del più gommose però questo incavo molto pronunciato fa sì che il pollice vada all'interno e sia difficile perdere il controllo dell'analogico che dire ragazzi a me questi Joy-Con piacciono veramente tanto ripeto forse l'avevo anche spoilerato all'inizio del video sono in assoluto i Joy-Con che mi sono piaciuti di più di terze parti per la Nintendo Switch

Ci sono altri prodotti simili ma sinceramente tutte le funzionalità che hanno questi io non lo trovate tutte insieme ad altri. Onore della cronaca devo segnalare le due mancanze, le uniche due mancanze di questi controller che sono gli infrarossi quindi non possono essere utilizzati con Nintendo Labo come è mancanza il fatto che non ci sia appunto l'NFC per poter utilizzare gli amiibo con la Switch. Due mancanze che secondo me Me sono peccati veniali è molto più importante avere funzionalità wireless vibrazione che spesso non sono presenti in questi prodotti quindi ragazzi io sinceramente ve li consiglio andate giù nei link per vedere dove potete andare ad acquistare e se ci riesco vi lascio anche un codice sconto per acquistarli direttamente sul loro sito quindi ragazzi per oggi è tutto se vi è piaciuto il video ovviamente lasciate un like iscrivetevi al canale e accendete la campanella se avete domande sul prodotto, non fate altro che lasciarle giù nei commenti. Sapete che io rispondo praticamente sempre. E quindi vi saluto nuovamente. Ci vediamo alla prossima. Qua è Mega Ticker. Ciao.